Sequestri in quattro regioni d'Italia su provvedimento del GIP di Firenze. La direzione investigativa antimafia e carabinieri del ROS, coordinati dalla DDA della Procura della Repubblica di Firenze, hanno eseguito nelle città di Bergamo, Milano, Catania, Bologna, Viareggio, Salerno e Pistoia un provvedimento che ha disposto sequestri finalizzati alla confisca di beni mobili e immobili per un valore di oltre 1,1 milioni di euro a 7 persone indagate e a 4 società. La direzione della DDA di Firenze aveva avviato le indagini nel settembre 2017 attorno ad un imprenditore 59enne di origine siciliana da tempo presente a Viareggio, il quale attraverso un sistema di prestanome o familiari avrebbe gestito una holding aziendale occulta, intrecciando interessi anche con pregiudicati per reati di mafia del catanese. Le indagini si sono poi sviluppate intorno a 4 società e a 17 soggetti nell'ambito di un procedimento penale pendente nelle fasi delle indagini preliminari per i reati di associazione per delinquere e trasferimento fraudolento di valori, entrambi aggravati dall'agevolazione mafiosa, riciclaggio, autoriciclaggio, aggravati da reati fallimentari tra cui la bancarotta fraudolenta. La Procura distrettuale ha richiesto e ottenuto dal GIP di Firenze i sequestri, a vario titolo, di beni individuati dagli inquirenti come provento di reati. Si tratta di 5 immobili, 2 a Viareggio, 2 a Catania e 1 nell'area di Massa Carrara, 2 auto di lusso e 1 imbarcazione.